100 secondi, la rubrica non solo telefonica di Francesco Bianco. Rubrica in 100 secondi, oggi dedicata alla cultura in quel di Sant'Agata di Battiati, e siamo con lo scrittore Salvatore Massimo Fazio. Salvatore Massimo Fazio, che non può non parlarci della sua ultima fatica letteraria. Leggendario, fatica letteraria. Che si intitola? Il tornello dei dileggi. Di cosa parla e perché la gente deve andarlo a comprare? Lo deve andare a comprare perché manco dagli scaffali da 5 anni, e poi perché il primo romanzo, il primo in assoluto, ho scritto ad oggi solo di saggistica, sì, polemiche, diffamazione, insulti, minacce e quant'altro, sì, con questo qui vediamo di proseguire su quest'onda. Cosa parla? Parla, ovviamente, c'è una storiella d'amore appena accennata, e poi ci sono 5 città, quelle che ho vissuto io, Madrid. Ma tu sai che praticamente io ho vissuto a Bodo? Pure, sì. Dove la Roma ha preso 6 gol, perché noi siamo pure romanisti. Siamo anche romanisti, sì, sì. Comunque parla di questi 2 personaggi più altri 4 che si incrociano in queste città, e il messaggio è quello là di sconfessare tutti quei bravi signori che dicono di sapere sempre tanto e tutto, e sono così tutti così tronfi e boriosi. Cinghiali. Ricordiamo che la presentazione sarà giorno 13 a Sant'Agata di Battiati. Sì. Presso ce lo devi l'auditorio. Dire tu. Tutto l'auditorio Centro Sempreverde, in via Dante Maiorana 11A. Evviva la cultura, evviva Salvatore Massimo Fazio. Evviva la Roma, e anche il Catania sempre, perché la nostra siamo città giallo, rosse, azzurri. Esattamente. Sempre lo siamo stati. Ciao.